Buongiorno, oggi abbiamo qui Salvatore Sparavigna, noto giornalista, noi lo conosciamo da tanti anni, fotografo, bravissimo, tra l'altro autore di grandissimi progetti. Adesso lei fa parte di un'associazione molto importante che si sta occupando del mare. Sì, l'associazione Oplontorum, una nuova associazione in Torre Annunziata. Siamo nati a giugno e subito abbiamo centrato un obiettivo, quello della salvaguardia del mare, dell'ambiente e soprattutto dell'indotto balneare che, come ben sapete, Torre Annunziata è, si può dire, che è il fiore all'occhiello di questa città. Ecco, una delle cose più importanti che abbiamo letto recentemente è che la vostra associazione ha avuto un contatto con il Comune di Napoli rispondendo a un bando per la costituzione di questo cosiddetto tavolo blu. Di che si tratta? Sì, Tavolo Blu di Napoli. Si tratta di, appunto, come giustamente lei ha detto, abbiamo risposto a un avviso pubblico dove chiedevano appunto una serie di personalità e associazioni di mostrare il curriculum, le attività svolte relativi alla questione mare. Noi già ad agosto a Torre Annunziata abbiamo aperto un forte dibattito sulla questione mare, sull'ottimizzazione dell'indotto. Abbiamo invitato al tavolo gli imprenditori balneari. Torre Annunziata è una città imperniata d'estate sull'accoglienza turistica balneare. E attorno a questo tavolo abbiamo sviluppato una serie di proposte e di idee da sottoporre al sindaco. Infatti, in questi giorni ci sta proprio questa proposta di lettera d'intenti. Nel contempo, la delegata mare Daniela Villani ci ha annunciato che facciamo parte di due sezioni di questo tavolo blu di Napoli, dove siederemo insieme ai vertici regionali del porto, dell'ente porto. Ci occuperemo nella sezione bandi diretti e indiretti, finanziamenti diretti e indiretti e attività sportive e imprenditoriali attorno al mare. Ecco, una domanda un po', diciamo, più tecnica. Voi vi occupate di mare, quindi dell'effetto e delle opportunità che il mare offre, del turismo e così via. Ma recentemente si parla anche molto di clima rispetto al mare, ecco, e dei danni che il mare può fare. Sì, sicuramente il clima, il mare non è il prodotto, l'inquinamento del mare non è il prodotto, diciamo, dovuto a un semplice inquinamento del mare. C'è tutto, diciamo così, chiamiamola, un indotto che confluisce e partecipa all'inquinamento. Il clima sicuramente è un elemento importante che incide su questa piaga, diciamo così. Una precisazione: noi non è che ci occupiamo solo di mare. Tengo a dirvi che nelle ultime settimane sono partite, l'ultimo mese sono partite due belle iniziative, sempre relative, se vuoi, alla questione ambiente. A Torre Annunziata noi abbiamo una mensa per i poveri che ogni giorno fa mangiare, sfama una cinquantina di persone, famiglie, meno abbienti, eccetera. E loro utilizzavano i piatti di plastica, piatte posate, stoviglie, tutto di plastica. E quando abbiamo visto che in realtà questa plastica, Greta ci insegna, bisognava eliminarla, abbiamo aperto una raccolta fondi, quella che poi si chiama un crowdfunding, una raccolta fondi per acquistare una lavastoviglie industriale. Stiamo già a metà del percorso, abbiamo già raccolto 1.200 euro, la lavastoviglie costa 3.000-3.200 e abbiamo fatto dei sopralluoghi con l'Enel, eccetera. Ora, sempre rimanendo nell'ambito della solidarietà, che non è solamente, diciamo così, ambientale, perché poi quell'ambientale riguarda organismi ben superiori, volontà ben superiori. Abbiamo anche attivato, siccome gli ospiti della mensa dei poveri, Don Pietro Ottena, di Torre Annunziata, il giovedì pomeriggio, il giovedì sera non hanno dove cenare, abbiamo coinvolto tutte le pizzerie di Torre Annunziata e il giovedì a turno offrono 30 pizze ciascuno. Questo è l'impegno nostro sulla città di Torre Annunziata, che è una città che deve comunque migliorare, deve risorgere e ci sono già varie iniziative che vanno in questo senso. Ecco, un'ultima domanda. Se qualcuno volesse collaborare con l'associazione e dare contributi, come vi trova? Ci trovo innanzitutto sulla pagina Facebook Oplontorum, dove dentro abbiamo messo, sempre in linea con la nostra massima volontà di essere trasparenti, abbiamo messo tutte le informazioni: l'IBAN, il PayPal, abbiamo Instagram, ci trovano. Basta scrivere Oplontorum sul web e nel mare non inquinato del web, ovvero forse inquinato, ci trovano tranquillamente, trovano i nostri riferimenti. Infatti molti ci stanno contattando, vogliamo contribuire. Come possiamo farlo? Possono farlo anche a mano.
ma la contribuzione che noi chiediamo non è tanto di carattere economico, perché noi abbiamo chiuso degli accordi con l'amministrazione di Torre Annunziata, una lettera di intenti dove svilupperemo una serie di iniziative legate appunto al potenziamento anche culturale della città. Quindi fatevi avanti, iscrivetevi, chiedeteci, partecipate alle riunioni anche da non iscritti, però diamoci una mano reciproca affinché si possa recuperare una crescita, una maggiore crescita della città di Torre Annunziata.